Sanremo, fuga di notizie per Carlo Conti, a rischio tale e quale show. Una fuga di notizie rischia di rovinare gli speciali di tale e quale su Sanremo, dice Nuovo TV. Si parla anche della versione del programma di Carlo Conti dedicata al Festival della Canzone Italiana sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Nuovo TV, uscito in tutte le edicole martedì. Nell'articolo dedicato allo show, si dice soprattutto che la fuga di notizie che c'è stata recentemente in rete, cioè dopo la registrazione delle puntate, rischia di compromettere il successo della trasmissione, dato che si è già scoperto il vincitore, che tanti siti hanno spoilerato alcune settimane fa. Pare che a trionfare sia stato Gilles Rocca nei panni di Francesco Gabbani, con la sua Occidentalis Karma, brano che ha vinto il festival nel 2017. Carlo macina ascolti e propone lo show anche in versione sanremese, ma una fuga di notizie rischia di rovinare tutto, si legge. Carlo Conti e il successo d'ascolti di tale e quale show. Ecco da cosa nasce. Nell'articolo dedicato a tale e quale show speciale Sanremo, sono riportate anche alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal conduttore, ossia: il successo d'ascolti del programma nasce dalla leggerezza e dal divertimento che regala ai telespettatori. Ho premuto sul varietà e sulla levità e questo ha pagato. La rivista parla, quindi, di una gola profonda che, dopo la registrazione delle due puntate, avvenuta nel mese di dicembre, si è lasciata sfuggire, come appena detto. La vittoria di Gilles Rocca con l'imitazione di Francesco Gabbani come omaggio all'edizione di Sanremo del 2017 che, ironia della sorte, è stata condotta proprio da Carlo Conti. Siamo certi, comunque, che lo spoiler non comprometterà in alcun modo il successo della trasmissione, primo perché ovviamente non tutti hanno letto la notizia. E in secondo luogo perché, tra lo svelamento avvenuto prima di Natale e la messa in onda delle puntate, ci sono due mesi di differenza. 16 puntate di tale e quale show quest'anno, record per il programma campione d'ascolti di Rai 1. Prima della fine dell'articolo, Nuovo TV ha riportato altre dichiarazioni rilasciate dal padrone di casa Carlo Conti, il quale ha posto l'attenzione sul record di puntate di questa stagione del suo programma che, tra l'edizione classica autunnale, l'edizione NIP conclusasi la settimana scorsa e, appunto, i due speciali dedicati a Sanremo, ha fatto compagnia al pubblico del primo canale della Rai. Nei mesi scorsi il venerdì sera e dall'inizio del 2023 il sabato sera, con ben 16 puntate. Speriamo non siano come i derivati bancari, ha ironizzato Carlo, riferendosi proprio al numero delle puntate. Record di puntate, ma anche qualche critica. Recentemente, infatti, Conti è stato attaccato per aver spremuto fino all'osso il format.